La piattaforma mi sembra piuttosto piccola, Mike. Credi che sia prudente azionare i fuochi d'artificio qui? No, non è prudente farli partire da qui. Azionerò i miei fuochi in tutta sicurezza dal molo con questo, un piccolo detonatore. Tranquillo, devo solo abituarmi. Sei proprio sicuro di non aver bisogno d'aiuto, Mike? No, me la caverò benissimo. Non ci metterò molto a preparare i miei fuochi d'artificio. D'accordo, se lo dici tu. Prima di tutto metto al sicuro il mio detonatore. Si sta alzando un po' di brezza, Charlie. Credi che Mike sia al sicuro là fuori? Sono certo che se la saprà cavare. No, fermo! Non cadere! Ti ho preso! Oh no! Mi sono seduto sul pulsante! Accidenti! Devo allontanarmi dai razzi! Ehi, guarda, mamma! Fuochi d'artificio! Non possono essere già iniziati, James. E invece sì. E mi sembra che non siano solo fuochi d'artificio. Guardate, la piattaforma sta andando in fiamme! Oh, chiamo subito Sam il pompiere! Cosa? Mike Flood è bloccato in mezzo al mare su una piccola piattaforma in fiamme? Mike Flood è bloccato in mezzo al mare su una piattaforma in fiamme! Ben, tu piloterai Titan. Elvis e Penny, voi vi occuperete degli idranti. Io prenderò Juno. No! Meglio tuffarsi in mare! Ho raggiunto la piattaforma, Ben! Ma qui non c'è traccia di Mike! Forse si è gettato in mare, Sam! Hai ragione, lo cerco! Posiziono la nave! Penny, Elvis, puntate gli idranti! Fischietto! Aiuto! Sto arrivando, Mike! Sam! Ti carico su, forza! Ottimo lavoro, Ben! Questo è il posto ideale per sparare il razzo segnalatore. Sembra che non ci sia nessuno nei dintorni. Siamo solo io, tu e il razzo segnalatore. Sei sicuro che non sia pericoloso, Norman? Andy, ora stai parlando come mia madre. Come fa ad essere pericoloso se serve a salvare le persone? Forse hai ragione. E adesso, oh no, la corda si è impigliata. Sono rimasta bloccata. Ora calmati, Penny, non c'è pericolo, basta che chiami Tom. Adesso, Penny, l'unica soluzione è gridare più forte che puoi. Aiuto! Aiuto! Qualcuno venga a salvarmi! Non sembra difficile, basta premere il pulsante. Coraggio, Mandy! Allora premilo! No! Non lo vuoi lanciare perché hai paura? Non c'è gusto a giocare con te! Non è vero che ho paura a lanciare il razzo, Norman! È che non voglio farlo! E non mi importa cosa pensi di me, chiaro? Aiuto! Eh? Hai sentito? C'è qualcuno che grida! Aiuto! Aiuto! Sono bloccata! Vieni dalla scogliera! Andiamo! Aiuto! Aiuto! Che mi avete sentita? Sono bloccata! Qualcuno deve correre a chiedere aiuto! Un momento, Mandy! Cos'è quella cosa che hai in mano? Un razzo segnalatore! Cosa? Non giocarci! È pericoloso! L'abbiamo trovato! Stavo pensando di
esattamente quello che mi serve. Mandy, credi di riuscire a lanciarmelo? Io? Sì, certo! Complimenti per la mira, Mandy! Wow! Wow! Per tutti i misteri più oscuri, dove è andato a finire il quinto... razzo? Viene dalla scogliera! Avviso Sammy il pompiere! No! Il sistema di identificazione biometrica ha agganciato un bersaglio con un intento ostile! Eh? Cosa? Vede le persone e gli dà la caccia! Vattene! È l'occasione per l'invisibile Norman Man di salvare la situazione al posto dell'inutile ragazzo atomico! Sta attento, Norman! Non ho bisogno di stare attento! Sono invisibile e ciò significa che... Aspetta un momento, mi vedete? Ti vediamo tutti benissimo, Norman! Ma questo significa... che anche lui può vedermi! Corri, Norman! Santo cielo! Spero che stiano alla larga dai barili di benzina! Meglio chiamare Sam il pompiere. Norman Price è inseguito da un cane robotico che va a fuoco. Norman Price è inseguito da un cane robotico che va a fuoco! Deve essere il Fire Dog 2000! Potrebbe essere un grosso incendio, meglio prendere Jupiter. Benny, avremo bisogno di te! Sto arrivando! Indietro! Mantenete la distanza di sicurezza! Norman Man è spacciato! 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 Fire Dog è sistemato, ma dobbiamo fare attenzione! C'è della benzina lì dentro! Chiuma antincendio pronta, Sam! Le strade di Ponti Pandi sono di nuovo sicure, non è vero? Mi dispiace per essermi messo nei pasticci, pompiere Sam, ma credevo davvero di essere diventato invisibile. Scusatemi, ma credo che questa volta la colpa sia solamente del mio Fire Dog 2000. Quindi, non è stata colpa mia allora? Beh, di chiunque sia la colpa, credo che voi due per ora dovreste smettere di lavorare sul Fire Dog 2000 e magari inventare qualcosa che non rischi di incenerire Ponti Pandi. Tranquillo, Radar. Credo che il tuo posto sarà al sicuro per un po'. Oh, smettila! Un incendio a Ponti Pandi? E per una volta non è stata colpa mia? Magari questo è il mio nuovo superpotere, il ragazzo che non appicca più incendi! C'è un incendio nella foresta vicino al mulino. C'è un incendio nella foresta vicino al mulino. E il vento lo sta facendo propagare in fretta. Andiamo subito, signore. Benny, prendi Jupiter e vediamoci al mulino. Ricevuto, Sam. Questa camicia, lo giuro. Non l'hai mai lavata comunque, Norman. Ecco Sam il pompiere. L'incendio si sta propagando in fretta, Sam. Ellie, pensa ad azionare le manichette di Jupiter. Andiamo, Penny. Spegniamo questo incendio!
scusarmi se mi sono allontanato da solo, zio Sam. Va tutto bene, James, ma dovresti sempre dire a qualcuno dove sei diretto. E siamo molto dispiaciute anche noi, Sam. Volevamo soltanto aiutare Ellie. Beh, sono sicuro che sappiate che le bombole del gas sono pericolose e dovreste sempre lasciare che siano gli adulti ad occuparsene. Ciao a tutti, com'è andata la giornata? Devo ammetterlo, Trevor. Non è stato l'addestramento migliore dei piccoli cadetti, ma sono molto fiera di Norman. È una cosa che non mi aspettavo di sentire. Di me? Tu sei fiera di me? Tranquilla, Ellie. Ho qualcosa che ti tirerà su di morale. Per i piccoli cadetti ho deciso di comporre una canzone. Impariamo il coraggio, impariamo la forza, impariamo a essere sempre pronti. Siamo i piccoli cadetti. Saremo freddi, saremo calmi e non potremo farci male. Siamo i piccoli cadetti. Siamo i piccoli cadetti. Sì! Riesco a spostarlo, Penny. Dobbiamo sbrigarci, Sam. Si sta riempiendo in fretta. Che ne dici di Phoenix? Phoenix è potente, ma non riusciremo mai a farlo arrivare in tempo. In effetti c'è un'altra cosa abbastanza potente per sollevare quel sottomarino. Il mio Submaster 2000. Io credo che potrebbe essere finito in fondo al lago. Santo cielo, santo cielo! Sto per calare l'Argano, Sam! Siamo pronti, Tom! Tranquillo, Norman! Sei al sicuro adesso! Ben fatto! Ti ringrazio tanto, pompiere Sam! Quello che hai fatto oggi è stato davvero molto pericoloso, Norman. Lo so, mi dispiace. Non lo farò mai più, giuro. Ma ho girato un bellissimo filmato del tuo intervento, Penny. Stavolta non te la caverai con così poco, Norman Price. No, Norman, credo che finirai in un mare di guai quando tornerai a casa. Oh. Ma forse questo potrà essermi utile. Modalità festa in piscina attivata! Per tutte le manichette intrecciate! Oh, tropicale! Oh, una battaglia tra maghi ha provocato un incendio tra le montagne e si sta propagando in fretta! Credo che oggi sarà una giornata faticosa. Ecco, ora è spento. Stelline ed erba secca? Non è un bel mix, Norman. Scusa tanto, pompiere Sam. Stavo solo cercando di aggiungere un pizzico di magia. Lo sai che cosa sarebbe davvero magico? Se riuscissi a stare fuori dai pasticci per il resto della giornata. La scena finale sarà priva di pericoli, lo prometto. Bene, lo spero tanto. E ora
La scena madre del volo sul manico di scopa. Ciao, uno. No, Norman, quel cavo è davvero troppo in alto. Fa tutto parte dei miei super effetti speciali extra magici. Voglio che questo film diventi virale, hai presente? Voglio così tanti click da rompere la rete internet. L'unica cosa che ti romperai sarà una gamba. Andrà tutto bene. In fondo, sono un asso della regia. Oh, non riesco a guardare. Ah, sta volando! Prego, fatelo smettere! Wally Wizzo, il grande mago, è agganciato a un cavo al di sopra di una cascata. Sta penzolando a testa in giù, appeso per un piede. Avrei dovuto prevederlo, in effetti. È troppa anche per me. Non riesco a guardare. Oh, spero che Sam lo raggiunga presto. Anch'io. Ho quasi finito lo spazio nella memoria. Ti tengo. Norman Price, stavolta poteva andarti molto peggio. Mi dispiace tanto, pompiere Sam. Volevo solamente pubblicare il più spettacolare film online di tutti i tempi. Online, eh? Farò qualsiasi cosa pur di farmi perdonare, Sam. Lo farai e come? E so perfettamente come. State tutti quanti indietro! Sono io, Daniel Steele! Stop! Non puoi dare lo stop, Norman Price! Sono io il regista qui! La mia battuta non è lunga abbastanza! Rifacciamola dall'inizio e attieniti al copione, Norman Price! Silenzio in scena, per favore, e azione! Aiutatemi! C'è un inferno di fiamme in questa vecchia e fredda carbonaia! Mettetevi in salvo! Dite addio ai vostri cari! Dite a mia madre che le voglio bene! Stop! Che c'è? Norman Price, questo non c'è sul copione! Invece sì, ce l'ho appena aggiunto io! Tu ti stai prendendo gioco della mia infanzia! Da capo e come si deve questa volta! E azione! Niente paura! Norman Man è qui! Ah! Che c'è? Una volta, tanti e tanti anni fa, tantissimissimo tempo fa... Dacci un taglio, Price! Va bene. Prima dei giorni dei moderni mezzi antincendio e dei grandi e potenti elicotteri, il miglior amico di un pompiere era il suo fidato secchiello. Passa! Il secchio è quello dopo! Passa! Passalo di là! Un momento! Mi stanno rubando le luci della ribalta! Tienilo alto, tienilo stretto, non farlo cadere mai! Passa! Il secchio è quello dopo! Passalo di là! Su! Mettici acqua fresca! Tienilo alto, tienilo stretto, non farlo cadere! James! Dovevi tenere l'occhio di bue su di me! Me! Per tutto quanto il tempo! Ma il capitano Steele mi ha detto di tenerlo sempre su chiunque stia cantando! Chi se ne importa di ciò che ha detto? È solo il regista! Io sono la star! Puntalo da quella parte e non toccarlo mai! Il grande Daniel Steele! No, Norman! Ecco, quella è la mia parte di palco, quindi lascialo lì! Questa è tutta colpa tua, Norman! Non può essere colpa mia! Io sono la star! Fuoco! Fuoco! State attenti al fuoco! Oh, che colpo di scena drammatico! Non me l'aspettavo proprio! No! Questo non è parte dello spettacolo! Ascoltatemi attentamente! Dobbiamo immediatamente evacuare l'area! Il centro alpino per le attività di montagna va a fuoco e il mio show è rovinato.